Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Dove eravamo rimasti? Ah sì, dopo l'inoculo del lievito, l'Alemann Farmhouse, e chiuso il fermentatore e ovviamente anche posizionato il blow off, ho atteso che la fermentazione partisse. Per questa produzione ho deciso di fare lavorare il lievito a una temperatura stabilita e fissa di 26 gradi centigradi. Devo dire che la fermentazione è partita molto velocemente e altrettanto rapidamente è terminata. Ho inoculato il lievito venerdì pomeriggio con il mosto con un OG di 1054 e ho trovato la birra AFG lunedì pomeriggio, quindi a distanza di 2 o 3 giorni, con una appunto densità finale di 1014. Poi comunque per comodità ho preferito lasciare la birra riposare ancora 2 o 3 giorni prima di andare ad effettuare le operazioni successive. Per cui tirando un po' così di conclusioni sull'andamento della fermentazione, diciamo che sono molto soddisfatto perché sono riuscito nell'obiettivo che mi ero prefissato, appunto di lasciare un po' di corpo, un po' di zuccheri residui da dare in pasto ai batteri che verranno poi inoculati in seguito. E ritengo che questo obiettivo sia stato raggiunto appunto per due fattori. Il primo, un mesh comunque fatto a una temperatura alta, 70 gradi centigradi. E il secondo motivo, perché comunque ho utilizzato un ceppo di lievito che, appunto come mi è stato suggerito, lascia un po' di zuccheri residui in più rispetto ai classici e canonici ceppi Saison. Però parlando di questo lievito voglio fare un po' un appunto a quelle che sono state le mie prime sensazioni. Allora, devo dire che dopo aver prelevato alcuni campioni, soprattutto AFG, per monitorare, diciamo così, l'andamento della fermentazione, mi sono accorto che a livello sia olfattivo ma anche degustativo, questo lievito non ha portato alla birra il classico carattere Saison a cui personalmente sono abituato, ma anzi ha lasciato alla birra una caratteristica che a mio avviso la riconduce molto di più a una Weiss, quindi un lievito che riconduco più a una Witbier piuttosto che una Saison, anche perché la prima cosa che mi è venuta in mente nell'appoggiare il naso al campione è stato un sentore di banana, tipico delle Weizen. Per cui non lo so, probabilmente è troppo presto per tirare dei giudizi, la birra ha bisogno di tempo per evolversi, tutto quello che volete, però diciamo che da una prima impressione questo non è un lievito tipicamente Saison. Mi viene quasi da pensare, così pur parler, di utilizzare questo tipo di lievito appunto per una Witbier, magari su una Blanche, però andando a caratterizzare al meglio la parte della speziatura, quindi cercando di gestire sapientemente le spezie, ovviamente per chi ne è capace. Ora, come detto nel video precedente del Brew Day, non ho intenzione di andare direttamente a categorizzare questa birra all'interno dei paletti del BJCP. Si tratta sì di una Brett Beer su base Saison, però ho intenzione e il mio desiderio è quello di far sì che la parte del Brett che andrò a inoculare possa prendere così, diciamo, il sopravvento, ma più che il sopravvento andare a caratterizzare e dare un'impronta marcata alla birra finita. A questo punto della fermentazione, ovviamente, è giunto il tempo di andare a trasferire la birra all'interno della damigiana. Prima di farlo però non ho abbattuto la temperatura del fermentatore, quindi non ho fatto il classico cold crash. Sostanzialmente per due ragioni. In primis, non lo ritengo necessario, perché comunque sto andando appunto a trasferire una birra che si farà un altro periodo assieme ad un altro lievito. E ritengo personalmente, poi potrei sbagliarmi, che lasciare comunque delle sospensioni, dei residui anche di lievito della prima fermentazione, possa fare nient'altro che del bene alla produzione. Poi magari mi posso sbagliare, però questa è un po' la mia idea. In secondo luogo, ho preferito evitare di trasferire la birra a bassa temperatura per evitare appunto che la birra stessa potesse assorbire ossigeno durante il processo.
Attenzione, per questa produzione non sono stato, come al mio solito, maniacale nella lotta all'ossigeno, semplicemente perché non lo ritenevo necessario per questa produzione, visto che comunque la birra poi finirà in damigiana per un'altra parte di fermentazione, e anche perché non ho l'attrezzatura adatta per fare dei trasferimenti in contropressione, per come si deve, all'interno della damigiana. Quindi sono andato a posizionare la bilancia a terra per consentirmi di pesare il volume di birra in modo da avere una stima sul volume che andrò a portare ovviamente in damigiana. Dopodiché, sfruttando un tubo e la bombola di CO2, ho cercato di evacuare più ossigeno possibile inserendo CO2 sul fondo della damigiana. In questo modo sto cercando di creare una sorta di coltre di CO2 sul fondo della dama, in modo tale che quando andrò a inserire il tubo per effettuare il trasferimento della birra, la birra stessa cadrà nella damigiana protetta, diciamo se possibile, dalla coltre di CO2. Inoltre sono andato a inclinare leggermente la damigiana durante il processo di trasferimento per mantenere il tubo sempre immerso sotto al livello della birra. Questo per evitare di farla splashare e di incamerare eventuale ossigeno. Mentre la damigiana si stava riempiendo, sono andato a recuperare la pialetta del lievito White Labs VLP 650 Brettanomyces bruxellensis, che sono andato poi a inoculare all'interno della damigiana una volta riempita di birra, per poi andare a chiudere con il tappo posizionando il gorgogliatore. Per cui damigiana da 15 litri sistemata e sigillata. Ma visto che al Brew Day ho portato in fermentatore una quantità di mosto di circa 23-22 litri, avevo più birra da stoccare. Inizialmente avevo pensato di andare ad imbottigliarla e bermela così come una normale saison rifermentata. Però ho optato per sfruttare un'altra piccola dama da 5 litri in modo tale da riempirla appunto di birra e andare a inoculare degli altri batteri, in questo caso recuperati da due bottiglie di birre commerciali a cui preventivamente sono andato a starterizzare i fondi. E le birre in questione sono una Gasboon e una Plum Wild Ale del birrificio danese o norvegese, non ricordo, All Company, o come diavolo si chiama. Per chi ovviamente si stesse chiedendo come ho trattato i fondi delle bottiglie, sono andato semplicemente ad inserire nelle bottiglie qualche ml di acqua precedentemente sterilizzata e raffreddata e portata a temperatura ambiente, e nelle stesse bottiglie ho inserito anche qualche grammo di zucchero andando a shakerare il tutto. Poi ho sigillato la bottiglia e riposta in un ambiente, diciamo a temperatura ambiente, per qualche giorno nell'attesa che qualcosa succedesse. E in realtà in una delle due bottiglie c'è stata da subito attività, nonostante si trattasse di bottiglie che tenevo dal frigorifero da qualche anno. Sia chiaro, quando ho fatto questa scelta ero ben conscio del fatto che all'interno delle bottiglie avrei potuto trovare non del lievito selezionato che stavo cercando, ma del lievito da rifermentazione. È un rischio che ho deciso di correre, ma ho preferito rischiare al 100% nell'ottica di sperimentare. Quindi incrocio le dita e spero di aver catturato dalle bottiglie qualcosa di interessante. Ah, dimenticavo, ovviamente queste operazioni le ho fatte tutte con la massima pulizia e con una sanitizzazione maniacale dell'attrezzatura. Per cui ritorniamo alla nostra damigiana da 5 litri, damigiana riempita, avevo i miei due fondi di bottiglie che sono andato a versare all'interno della damigiana. Dopodiché damigiana chiusa e sigillata e pronta per essere stoccata. Entrambe le damigiane sono andato a posizionarle in uno sgabuzzino che ho a disposizione, lontano dalla mia classica attrezzatura che utilizzo per la birrificazione, questo per evitare qualsiasi forma di contaminazione. Questo lo ritengo molto importante per chi volesse giocare con questi batteri. Quindi damigiane nello stanzino che ha la caratteristica di avere una temperatura bassa, non estremamente bassa in inverno, ma soprattutto molto costante, quindi riesco a mantenere una temperatura sempre abbastanza lineare tra gli 8 e i 12 gradi più o meno. E qui la birra rimarrà a riposare sicuramente per tutto l'inverno e spero anche buona parte della primavera 2023. Ora, come spero di essere riuscito a far passare da questo video,
non sono assolutamente un esperto di questo tipo di produzioni e questo tipo di fermentazioni. Però ritengo interessante per me provare almeno a sacrificare una cotta all'anno, così un po' per sperimentare, per giocare, per cercare di uscire dai miei classici e canonici schemi. E lo faccio non solo per tirar fuori qualcosa di interessante a livello di prodotto finito, ma anche per provare ad accrescere un po' il mio bagaglio di conoscenze nell'ambito brassicolo, quindi un po' a 360 gradi cerco di uscire dai miei schemi. Quindi, come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato di vostro intrattenimento. In tal caso vi ricordo di mettere un mi piace qui sotto. E chiaramente, come sempre, per qualsiasi domanda, dubbio, ma soprattutto suggerimento, vi ricordo un commento qui sotto. E nell'attesa di portare un eventuale assaggio, si spera, magari nei mesi più caldi del 2023, sperando che la birra venga per come me la sono aspettata e di non doverla abbandinare a tutto, io prendo l'occasione per salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo video. Ciao!